rinnovo i miei saluti per questa sera e quindi cominciamo il nostro webinar. Letteratura da scoprire e da giocare, un metodo con le tecniche CSI. Alcune informazioni preliminari: i prodotti di cui parlo sono liberamente scelti dal sottoscritto sulla base di criteri didattici e tecnici. I miei webinar indipendenti non accettano per principio alcun tipo di sponsorizzazione né di pubblicità. Queste cose ve le ho già dette. Per interagire, che cosa dovete fare? Per avere un attestato dovrete richiederlo alla fine del webinar e avrete 10 minuti di tempo per compilare, brevemente, basta indicare nome e cognome e la propria email, un modulo che permetterà a me di avere l'elenco degli indirizzi e i nomi a cui inviare questo attestato. Avete solo 10 minuti di tempo, perché altrimenti per me diventa un'odissea vera e propria quella di redigere poi manualmente gli attestati. E del resto, in questo modo io posso essere abbastanza sicuro che se restate fino alla fine saranno giustamente queste persone che hanno diritto ad avere una piccola attestazione. Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di come si può affrontare il tema di stimolare la letteratura, lo studio, in particolare di opere narrative presso gli studenti. Mi è stato chiesto di quale ordine di scuola. Beh, io direi di tutti gli ordini di scuola. Naturalmente i contenuti devono essere adattati. Per affrontare questo tema io vi ho distribuito gratuitamente fino a oggi, poi da oggi è posto in vendita, un libro appunto che si intitola Letteratura da scoprire e che illustra esattamente questo metodo. Ecco, il libro è questo, lo possiamo scorrere rapidamente, poi lo vedremo meglio, e questo libro proprio illustra il metodo che io adesso vi spiego. Però prima di partire da una spiegazione generale, io ho proposto proprio di in qualche misura applicarlo direttamente, questo metodo, per cui direi di andare a vedere subito che cosa è successo quando vi ho proposto di fare questo piccolo gioco. Eccolo qua, è il gioco della profilazione. Allora io farei così, opererei in questo modo. Prima di tutto comincerei ad esaminare quali sono i risultati di questo gioco, in modo da ragionare con voi su alcuni aspetti, diciamo, tecnici della conduzione di questo metodo. E poi, invece, affronterei alcune questioni di ordine generale, cioè il perché, il come si organizza e come si fa. Quindi partiamo dal fondo, partiamo dai risultati. Che cosa vi ho proposto? Vi ho proposto di leggere un testo, che è quello poi di Carlo Collodi, molto conosciuto, Pinocchio, un testo del 1881. Ho proposto questo testo perché immagino che tutti lo conoscano, poi magari qualcuno di voi è andato anche a rivederlo. Avete avuto la possibilità anche di scaricare il libro, quindi nella sostanza forniamo agli studenti il modo per avere l'opera integrale. Qui stiamo parlando di affrontare non delle parti di una determinata opera, è molto importante questo aspetto, non degli estratti, non dei commenti, non dei riassunti dell'opera, ma proponiamo una lettura diretta dell'opera stessa e proponiamo soprattutto una lettura integrale dell'opera. Allora, noi diamo per scontato che questo testo lo conosciate e quindi abbiamo proposto un identikit. Avete dovuto selezionare le voci di vostra preferenza, quindi diverse voci secondo, diciamo, l'immagine mentale che voi vi siete creati di questo personaggio. Poi avete anche dovuto esercitare delle capacità, diciamo così, di profilazione. Ecco perché il titolo del seminario
si richiama a quelle famose serie televisive che credo siano cominciate una quindicina di anni fa, che hanno come oggetto la profilazione scientifica della scena del crimine e delle caratteristiche del soggetto che si è reso colpevole dei crimini che sono posti sotto indagine. CSI, il criminal profiler, che è una figura appunto che è stata conosciuta nel nostro paese proprio grazie a queste serie televisive. Allora, in questo caso voi dovete anche qui dovete segnare le voci che vi sembrano più pertinenti per descrivere in qualche modo la caratterizzazione psicologica del soggetto, che in questo caso è Pinocchio, ma è Pinocchio per semplicità, perché in realtà avrebbe potuto essere anche Mangiafuoco, piuttosto che il suo amico Lucignolo, piuttosto che il Grillo o qualsiasi altro personaggio presente all'interno dell'opera. Poi abbiamo una parte che riguarda la scena del crimine. E in che cosa consiste la scena del crimine? Consiste nel identificare degli eventi, delle situazioni che si sono venute a creare nel corso della narrazione, che possono in qualche modo avvalorare le vostre tesi. Le vostre tesi su che cosa? Sulla profilazione dei personaggi. Oppure, se vogliamo approfondire di più, cosa che non abbiamo fatto in questo primo esperimento, che possono avvalorare, dare in qualche modo sostanza a eventuali interpretazioni che voi potreste aver dato del romanzo, della storia che avete letto. Per esempio, un'interpretazione possibile sul finale di questa storia. Perché avreste potuto essere sollecitati da una lettura caratterizzata da un finale aperto, per esempio, oppure da situazioni all'interno del libro non chiare a una prima lettura. Ecco, la scena del crimine, che da un punto di vista poliziesco rappresenta il luogo nel quale gli investigatori trovano che cosa? Gli indizi ed eventualmente anche le prove, oppure trovano quegli indizi che poi potrebbero successivamente trasformarsi in prove. Questa scena del crimine a che cosa corrisponde all'interno di una narrazione, all'interno di un romanzo? Corrisponde agli eventi che questa storia delinea nella sua successione. Naturalmente questi eventi si svolgono in determinati ambienti, quindi anche l'ambiente fa parte a tutti gli effetti della scena del crimine. E allora che cosa dovete fare? Avreste dovuto fare quello di descrivere appunto una scena in particolare che fosse adatta a dimostrare che il vostro identikit, la vostra profilazione fosse in qualche modo corretta. E in effetti l'avete fatto, adesso vedremo dei risultati. Una cosa molto interessante è che esistono delle applicazioni che consentono di tracciare l'identikit del personaggio. Ci sono anche delle applicazioni, se cercate in rete, che sono direttamente collegate alle indagini poliziesche e sono interessanti. Qui io ne ho indicata qualcuna per i dispositivi mobili, che sono quelli più pratici da utilizzare anche in classe eventualmente per questi casi. Perché questa profilazione, diciamo, attraverso la rappresentazione di un identikit fisico è importante? Se mi permettete, io passo un attimo alle slide. È importante per questo motivo, perché la letteratura, la narrativa, a differenza del cinema, cioè della stessa storia, per esempio, raccontata da un punto di vista cinematografico, rappresenta per chi la legge qualcosa di indefinito. Certo, la storia è precisa, a volte si può capire anche molto bene, senza porsi grandi domande, ma le parole dalle quali
la storia è composta, queste parole sono a loro volta formate da un doppio aspetto che riguarda il significante e il significato. Il significante, non ve lo devo spiegare io, è solo, diciamo, un rappel di qualche cosa che sono sicuro conoscete tutti. Il significante è l'espressione sonora. Io dico water e questo è un suono. Per un italiano, per uno svizzero, per un cinese, water non significa nulla, a meno che non conosca l'inglese. E questa è l'espressione significante, cioè l'espressione sonora, diciamo così, della parola. Poi la parola si traduce in un significato. Il significato è codificato ed è un'invenzione stabilita dall'uomo, non esiste in natura, perché se esistesse in natura noi avremmo una sola lingua. E invece ne abbiamo tante perché le varie comunità hanno stabilito delle codifiche differenti fra di loro e quindi water significa acqua se si conosce la lingua inglese, cioè il significante deve essere studiato. Allora, analogamente, in un romanzo, in una storia, noi possiamo imbatterci in una frase banalissima del tipo Pinocchio si reca a scuola ed entra in classe, benissimo, o Fred entra al bar, o John beve un whisky, bene, ma la classe, il bar, il whisky, noi non sappiamo esattamente che cosa siano nella realtà, non abbiamo una raffigurazione. E anche nel caso in cui noi ci trovassimo a leggere degli autori molto descrittivi, come per esempio tanti autori dell'Ottocento, che descrivevano molto bene, caratterizzavano molto bene sia i personaggi che gli ambienti, noi non avremmo mai una definizione mentale così precisa di ciò che stiamo leggendo, tale che questa sia identica, per esempio, a quella di un nostro compagno, a quella di un nostro amico, dell'insegnante che ha letto la stessa storia, proprio perché si tratta di un gioco di significanti. Allora, è curioso questo, ma la letteratura, prima ancora di raccontarci una storia, ci parla di qualche cosa d'altro, ci parla di un gioco sonoro, ci parla di un gioco che è composto da immagini che devono essere rappresentate. Abbiamo uno spazio dell'immaginario di cui il lettore dispone, che è significativo ed è molto più significativo rispetto, per esempio, allo spazio cinematografico. Ecco perché molto spesso l'opera letteraria risulta superiore a quella cinematografica, per il semplice fatto che quella cinematografica non è altro che la traduzione dei significanti della narrazione in significati che appartengono a chi? Appartengono alle persone che hanno lavorato alla produzione del film. Rappresentano la loro codifica, rappresentano il loro modo di tradurre questi significanti in significati. E quindi io avrò un determinato whisky all'interno di un determinato bicchiere, avrò una certa scuola frequentata da Pinocchio, una determinata classe, e avrò una rappresentazione di Pinocchio che sarà esattamente quella che queste persone che hanno lavorato alla produzione filmica ci hanno voluto rappresentare. E quindi in qualche modo la rappresentazione di un'immagine che non ha un gioco di significanti e significati come invece ce l'ha la lingua, ecco allora che questa immagine blocca sotto un certo aspetto il nostro immaginario. Quindi abbiamo un primo dato che, guardate, io veramente vorrei che questo voi lo segnaste come un post-it fondamentale da mettere da parte, perché è il principio regolatore di tutto quello che noi faremo oggi. Che cosa abbiamo? Abbiamo il fatto che il lettore dispone di un gioco dell'immaginario maggiore rispetto a chi invece vede una storia che è già stata tradotta e codificata. Ed è su questo elemento che si basa ciò che noi ci stiamo
il tema di cui noi ci stiamo occupando. Ritorniamo quindi adesso alla scheda. È molto interessante vedere appunto come ciascuno può rappresentare i propri personaggi da un punto di vista quindi differenti e possiamo quindi in classe affrontare questo gioco. Allora, detto questo, vediamo quali sono i risultati. Allora, prima di tutto devo farvi una ramanzina perché siete iscritti qui in 270, qualcosa del genere, ma solo 31 di voi hanno svolto questo gioco, cioè tradotto, ciò significa che siete peggio dei vostri stessi allievi. Io mi chiedo come facciate tutti i giorni a rimproverare i vostri studenti di non aver fatto i compiti quando qui si dimostra che i primi a non svolgere i compiti siete voi. Però questo a noi adesso interessa poco perché comunque abbiamo del materiale sul quale lavorare, quindi diamo un'occhiata a queste risposte. Allora, vediamo la profilazione. Guardate, ci sono alcune caratteristiche che spiccano. Per esempio, avete stabilito che Pinocchio sia di altezza media, in generale, però per una buona percentuale di voi il 24% è anche basso. Basso o medio? Già possiamo discutere su questo. Perché avete scelto, ve lo siete raffigurato alto, per esempio? Io posso immaginare che chi si raffigura Pinocchio con una corporatura, un'altezza superiore alla media, penso che poi abbia dato dei valori anche di forza, di carattere a questo personaggio. Potrebbe anche essere, no? Oppure potrebbe questo essere solo uno stereotipo al quale si associa un'altezza di un certo tipo, anche a una certa determinazione. Invece, però, anche sul piano, diciamo, della consistenza fisica, abbiamo dei valori importanti. Per esempio, la maggior parte di voi dice che è gracile, qualcuno ha detto che è robusto, anoressico in pochi, qualcuno sottopeso. Gracile o sottopeso, non è così come gracile, un buon più di un terzo invece lo rappresenta come un personaggio normale. Allora, vedete che già da questi primi elementi noi che cosa abbiamo capito? Noi, vedete, abbiamo capito una cosa importante sulla quale l'insegnante si sofferma poco, e cioè che quando noi parliamo con i nostri studenti di un personaggio, di una situazione, di una storia, non ci rendiamo conto che i nostri studenti hanno tutti delle rappresentazioni mentali differenti di ciò di cui noi stiamo parlando. E ciò di cui noi stiamo parlando non è la nostra rappresentazione mentale. È raro che l'insegnante faccia mente locale su questo aspetto, ma questo aspetto è di fondamentale importanza per la comprensione della lettura che i nostri ragazzi hanno affrontato e che stiamo discutendo con loro. E così guardate la muscolatura, per esempio, i capelli castani, biondi, ecco, per molti i capelli sono castani, per qualcuno è moro, anche moro, castano. Guardate che grande differenza, occhi chiari, occhi scuri, prevalgono gli occhi scuri, forse anche per un certo tipo di italianità qui si può attribuire a Pinocchio. Occhi azzurri, viso ovale, molti il viso ovale, qualcuno rotondo, qualcuno allungato, pochi il viso quadrato, un volto pulito, cioè metà di voi si accorda su un volto pulito. Baffi, basette, barba, nessuno l'ha votato, però potevate anche intenderlo nel senso di una peluria adolescenziale, per esempio. Però un po' di pizzo, qualcuno i capelli lunghi, i capelli corti, c'è una grande prevalenza per i capelli corti, forse anche l'epoca, no? Forse avete anche contestualizzato, magari non usava molto in quell'epoca portare capelli particolarmente lunghi. È un'indagine da fare. Ecco, per esempio, già su un caso di questo genere, sul quale io stesso non saprei dare una risposta, potremmo svolgere qualche ricerca fra le opere pittoriche, per esempio, e fotografiche
dell'epoca e cercare di capire qual era la tendenza della moda dell'epoca. L'abbigliamento, ecco qui, un abbigliamento casual o addirittura trasandato, naturalmente casual, trasandato e così via, vestito comodo, eccetera. Qualcuno ha aggiunto vestito di carta, cappello di mollica di pane, scarpe di corteccia, cioè ha ripreso proprio la storia, perché effettivamente è stato così. Interessante perché c'era l'opzione di inserire la voce, di inserire un'aggiunta attraverso la voce altro, e qualcuno di voi molto giustamente è stato aderente al testo, cioè è andato a vedere il testo che cosa diceva. Però questo non dice niente sulla qualità del vestito. Possiamo immaginare che un vestito di carta si strappi. Non mi risulta che ci siano dei riferimenti ai vestiti di Pinocchio nel corso poi della narrazione, tranne, se non sbaglio, quando si trasforma in un ciuchino, però non si parla, credo, dei suoi vestiti. Oh, a questo punto abbiamo che cosa? Abbiamo creato un'immagine mentale abbastanza precisa. Siete stati costretti, attraverso un'indagine di questo genere, voi siete stati costretti a reificare, a concretizzare quel significante che va sotto il suono Pinocchio. L'avete dovuto proprio rappresentare mentalmente, siete stati costretti a rappresentarlo. Questo perché è importante, perché quando noi leggiamo un'opera ci facciamo sì un'idea, però quest'idea rimane comunque un'idea sfumata. Se noi invece costringiamo il lettore a un lavoro più articolato, lo costringiamo allo stesso tempo a precisare questa immagine mentale e quindi a ragionare, quindi a riflettere, quindi a fare quale tipo di operazione? Ad accostare degli elementi qualitativi a, per esempio, degli stereotipi, a confrontarsi anche con, in questo caso, tutta una serie di rappresentazioni di Pinocchio che si sono tramandate nel corso degli anni in modo molto differente l'una dall'altra. Qui invece abbiamo la zona di profilazione. La zona di profilazione, ecco, intanto notate che probabilmente c'è un baco di Google, perché mentre nella fase precedente mostrava anche le etichette di ciascun valore, qui invece le etichette le salta, però passando sopra col mouse noi possiamo vedere di che cosa si tratta. Ecco, cominciamo con le barre più lunghe. Estroverso, sono molti di voi hanno definito Pinocchio come estroverso, sereno anche qualcuno, irrequieto abbastanza, più della metà di voi, generoso. Bene, molti di voi dicono che è generoso. Ecco, io a questo punto che cosa farei? Ho trovato diciamo che siamo in classe, voi siete i miei studenti, io sono il vostro insegnante, ho trovato una questione qualitativamente interessante. Mentre non possiamo analizzare più di tanto e spingerci molto avanti, se non facendo delle comparazioni e delle indagini magari anche storiche, per quanto riguarda l'aspetto, i vestiti, l'abbigliamento, eccetera, invece sulla profilazione psicologica ci possiamo veramente dedicare a confronti, analisi, e possiamo interloquire in modo molto approfondito con i nostri studenti. Per esempio, io a questo punto porrei la domanda seguente. Direi: ma per quale motivo generoso? Cioè, quali sono gli elementi che fanno dire al 73% di voi che Pinocchio ha questa caratteristica di essere generoso? Ecco che allora, nel momento in cui io pongo questa domanda, richiedo da parte degli studenti di dimostrare le loro risposte. Cioè, non basta che loro dicano "è generoso". Questa affermazione deve essere dimostrata. Come si fa a dimostrare questa affermazione? Si utilizza il testo. Poi noi lo vedremo, in particolare quando ripasseremo alle slide, vi illustrerò quindi il metodo adottato. Voi vedrete che
Il riferimento al testo deve essere continuo, il testo è quello che ci deve fornire gli elementi di prova che dimostrano che la nostra profilazione è corretta. E così anche sognatore, oppure c'era anche, per esempio, da qualche parte idealista, vedete? Quindi si può anche avviare una discussione sulla differenza tra l'essere idealista e l'essere sognatore. Quindi perché hai scelto sognatore? Perché hai scelto idealista? Quali sono gli elementi comuni tra questi due elementi e quali sono gli elementi divergenti? Allora, in che modo possiamo dimostrare che è un sognatore? Quando Pinocchio si dimostra sognatore, quando invece si dimostra idealista? Poi lo stesso vale per la socievolezza. Pinocchio era socievole? Penso anch'io che fosse socievole, anche qui abbiamo un 70% di... nel senso che spesso si accompagnava a persone e animali, diciamo così, a persone e animali di vario genere e sembra all'interno del libro starci bene. Però non basta dire questo, cioè non basta dire che Pinocchio è socievole perché in tutto il racconto si accompagna a persone e animali volentieri. Questo è quello che gli studenti possono scrivere, per esempio, all'interno, non lo so, di un articolo, all'interno di un saggio, di un tema, all'interno di un piccolo componimento, se siamo, per esempio, in una scuola elementare, possono benissimo scrivere questo, o in un saggio di maturità. Ma in questo contesto noi dobbiamo essere molto precisi, questo lo sottolineo con grande forza. Quindi dobbiamo chiedere e fare in modo che i nostri studenti ci rispondano in quali episodi Pinocchio si è manifestato come realmente socievole e per quale motivo, cioè dove proprio si manifesta la sua socievolezza. Guardate, anche questo è una questione importante. È una questione importante perché? Perché troppo spesso nella scuola e nella vita in genere la discussione intorno alle opere letterarie è una discussione troppo generica, è una discussione veramente troppo, troppo astratta e generica. Di cosa parla questo libro? Quali sono gli elementi che non c'è è raro, ecco, che ci sia un aggancio concreto, preciso, puntuale al testo e quindi agli elementi narrativi che lo compongono. Noi dobbiamo sempre riportare la discussione a un livello molto terreno, quindi dove è socievole, qual è l'episodio nel quale lui dimostra la maggiore socievolezza. Siccome noi non siamo al bar con un nostro amico a discutere di Pinocchio, ma siamo in una classe che può avere 20, 25, 30 allievi, ecco che avremo in mano una quantità di materiale notevole che possiamo utilizzare per condurre la discussione. Tutta questa parte la vedremo dopo, come si conduce una discussione in questo campo. Però questo lo volevo sottolineare con grande determinazione, perché vi preciserò anche una cosa che vi accenno qui. Questo non è un giochetto da fare ogni tanto, questo è proprio un metodo di lavoro che io in particolare costantemente porto avanti tutto l'anno, quindi non è l'interruzione all'interno di lezioni tradizionali del tipo facciamo adesso un bel giochetto, ci divertiamo con questa cosa, no, è proprio un sistema, ed è un sistema studiato proprio a partire da quello che, a mio parere, poi voi potrete essere anche in disaccordo con me ovviamente, ma a mio parere è un approccio radicalmente sbagliato che la scuola ha nell'affrontare i temi letterari. Poi proseguiamo, per esempio questo 8%, cos'è? Era l'idealista. Qui abbiamo impulsivo, anche qui c'è una grossa percentuale. Pinocchio è impulsivo, è attivo, d'accordo, coraggioso. Guardate, proprio oggi ho avuto in una classe una discussione su questo elemento, coraggioso. Abbiamo finito di analizzare e profilare
un romanzo di Agatha Christie che si intitola La trilogia della città di Cap, in particolare il primo romanzo della trilogia che si intitola Il grande quaderno, e una delle questioni poste proprio oggi era: ma i due gemelli erano coraggiosi o no? E ne è nata una discussione interessantissima con a colpi di citazione del testo, ed è veramente straordinario vedere come questi ragazzi, che non sono mai stati abituati, sto parlando di una quinta superiore, quindi alla fine del loro percorso scolastico, ti rendi conto che non sono mai stati abituati a discutere in questo modo di un testo, direi anche che raramente sono stati abituati a leggerli, e ci si trova invece nel mezzo di una controversia di eccezionale interesse e portata intorno a una questione come questa, cioè i due gemelli, parlo appunto del libro di Agatha Christie, e si possono o meno definire coraggiosi. Non entro nei particolari, ma guardate, è talmente interessante che potremmo dedicare un seminario di 3 ore, filerebbe via liscio senza neanche accorgersene, su questi temi, perché a mano che noi entriamo in profondità scopriamo dei mondi interessantissimi che ci danno degli strumenti di analisi, di comprensione dei processi mentali, di apprendimento dei nostri studenti, che sono straordinari. Ecco, vedete, altruista, anche questo è qualcosa che anche con Pinocchio andrebbe veramente discussa. Tra l'altro dobbiamo anche tenere conto che quando noi parliamo di un personaggio all'interno di un racconto, questo personaggio non è statico, non è mai statico, affronta delle situazioni che spesso lo portano a cambiare, a riflettere, a maturare, qualche volta a involvere naturalmente. Dunque, quando noi affrontiamo una questione come questa, quindi Pinocchio era altruista, dobbiamo chiederci in quale momento della storia era altruista, non nel senso di situazione concreta, ma di sviluppo. Per esempio, diventa altruista? All'inizio magari non lo era? O forse c'erano in lui i germi dell'altruismo e poi questi si manifestano in seguito? Se voi affrontate una discussione di questo genere, molto precisa, con i vostri studenti, voi vi trovate ad avere degli elementi, voi vi trovate a trasmettere ai vostri studenti degli elementi di riflessione su se stessi. E qui si apre una porta che è un portone, che è un cancello spalancato, perché gli studenti bevono, assorbono, si nutrono a questa fonte, perché la letteratura è uno strumento di crescita personale. E nel momento in cui loro capiscono che non si può stigmatizzare un personaggio, non lo si può stereotipizzare all'interno di una storia perché il personaggio cambia, e quindi noi dobbiamo esaminare non solo i singoli contesti ma anche la loro evoluzione, questa scoperta si trasforma in qualche cosa di personale, in un'acquisizione che gli studenti acquisiscono in una consapevolezza ulteriore di se stessi, perché loro dicono: ma caspita, allora anch'io cambio, allora anch'io non posso essere giudicato in modo così una volta per tutte. Poi, scusate, ma vorrei che poi mi ricordaste a un certo punto, se non ne parlo, me lo scrivete poi in chat, vi devo parlare dell'elemento del giudizio, che anche questo è molto importante, perché in tutto questo deve esserci da parte nostra una totale assenza di giudizio in questo tipo di analisi, ma questo è un discorso sul quale poi vedremo. Allora, interloquisce, va bene, naturalmente qui è più facile affrontare una questione del genere, però anche qui ci dà il pretesto di lavorare sul lessico, cioè sul significato dei termini. Per esempio, non date voi le risposte. Che cosa vuol dire interloquire? Che cos'è un interlocutore? Non datele voi le risposte, avete tutti i vostri dispositivi a scuola, avete diciamo cartacei o anche elettronici, cercate sul dizionario le risposte e poi fate in modo che queste,
che queste risposte, queste acquisizioni vengano scritte dai vostri studenti e, come vedremo, vengano scritte su un quaderno, cioè il pensiero che emerge all'interno della classe o i pensieri, se sono diversi e divergenti, devono essere registrati. Così anche compagnone, adesso vado un po' avanti, ecco, intelligente, è una bella questione, eh? È intelligente, che cos'è l'intelligenza? Mi ricordo che una volta ho avuto una discussione che è durata, ma tanti anni fa, in vacanze, ero con degli amici, tra cui appunto anche dei filosofi, così, e si discuteva su questo fatto, e la discussione è rimasta aperta, ma io a distanza di anni sono rimasto convinto delle mie idee sulla definizione di intelligenza. Allora, secondo me, si discuteva su questo, che loro, sì, la cosa era nata banalmente, si diceva, ma Andreotti è stata una persona intelligente? Allora io dicevo no, Andreotti non è stata una persona intelligente. Gli altri dicevano sì, è stata una persona molto intelligente perché ha tenuto il potere, ha fatto bidibibibà, e forse magari anche perché aveva un quoziente intellettivo, non lo so. Io dicevo, sostenevo una cosa, che non esiste un valore assoluto di questo termine, come di tanti altri in questo campo. L'intelligenza non può non essere misurata su base sociale, cioè vale a dire è un comportamento intelligente, così l'ho definito io, ogni comportamento che è favorevole allo sviluppo della specie e non alla sua distruzione e non alla distruzione dell'ambiente che porterebbe anche alla distruzione della specie stessa. Per cui, non lo so, per fare un esempio, un mafioso che può essere organizzare dei piani pazzeschi, eccetera, eccetera, che può apparire come intelligente, al lato pratico non è una persona intelligente perché non opera, non mette le sue capacità logiche, possiamo chiamarle, eccetera, eccetera, al servizio dello sviluppo della specie umana. Quindi, anzi, opera per la sua distruzione, perché se fossimo tutti così non esisteremmo più. Quindi io, davo dell'interpretazione di questo termine un significato che fosse legato anche all'aspetto, avesse anche un aspetto sociale, non puramente astratto, di tipo chimico-fisico. Ecco, tanto per dirvi, questo ve l'ho raccontato, questo aneddoto, tanto per dirvi che tipo di discussioni si suscitano ancora fra adulti, figuriamoci poi con i nostri ragazzi, e quale mole di argomenti, di contenuti vengono fuori da discussioni di questo genere con i vostri studenti. Ne vengono fuori talmente tante che quello che io mi chiedo è: ma come può l'insegnante essere uno degli assassini seriali della letteratura, proponendosi in classe come l'interprete dell'opera che dà da leggere ai suoi studenti? Cioè, detto in altri termini, ma come fa a uccidere il piacere di leggere facendo lui una lezione su una determinata opera, dando le sue interpretazioni, spiegando la critica letteraria che cosa dice, collocando l'opera nel periodo storico e tutto il resto? Se voi volete affrontare questo tipo di studio, che è legittimo, fatelo alla fine, fatelo dopo aver svolto tutto questo lavoro. Prima lasciate che lo studente possa esprimere il proprio godimento nei confronti dell'opera letteraria, lo stesso godimento che in fin dei conti ha mosso voi, insegnanti di italiano e di letteratura, quando avete seguito i vostri tre corsi di studio e vi siete appassionati alla letteratura, e che poi magari, che ne so, all'università, alla scuola, hanno ucciso nel vostro cuore, mettendoci sopra una veste istituzionale che impedisce di nuovo di ritornare veramente al piacere di leggere. Ecco qui, quindi, svogliato, distratto, eccetera, eccetera. Questo l'ho inserito un po' per gioco, ma in effetti lui era un burattino. Quindi, come lo consideriamo un burattino rispetto... burattino di legno era. Quindi, ripeto, come lo consideriamo rispetto alla natura umana? Possiamo considerare un disadattato? Possiamo considerare che sia un essere vivente che ha un handicap, oppure che ha una sua fisionomia, oppure che ha delle caratteristiche divergenti, ha delle specificità? Vedete?
Forse è stata un po' sottovalutata questa questione da parte vostra, perché vedo che magari solo se, però neanche tanto, forse perché un 23% ha l'ha segnata, no? Non so cosa, diciamo, come l'avete presa, però vedete, si possono inserire degli elementi anche un po' provocatori che servono a noi per affrontare tutt'altri temi che magari poi con la storia no, hanno poco a che fare, anche se questa trasformazione finale come premio in essere umano, beh, cioè, sarebbe molto da dire su questo. Potremmo anche considerare se non sia, anche qui da un punto di vista provocatorio, non sia in qualche modo, non abbia al suo interno degli elementi razzisti, per esempio. Ma tutto ciò ci serve non per arrivare a una conclusione, ripeto, ma per stimolare una discussione che offre ai nostri studenti un terreno incredibile di riflessione. Adesso vediamo la scena del crimine. Quindi ne leggiamo qualcuna, no? In questa scena, figuratevi quelle birbe di ragazzi quando videro entrare nella loro scuola un burattino. Fu una risata che non finiva più. Chi gli faceva uno scherzo, chi un altro, chi gli levava il berretto di mano, chi gli tirava il giubbettino di dietro, chi si provava a fargli con l'inchiostro due grandi baffi sotto il naso e chi si attendeva perfino a legargli dei fili ai piedi e alle mani per farlo ballare. Allora, la persona di voi, che non so chi sia perché non abbiamo registrato i nomi, credo, non ricordo, la persona di voi che ha scritto questo dice anche: per un poco Pinocchio usò disinvoltura e tirò via, ma finalmente si scappò da pazienza, si rivolse a, e quindi continua con la citazione, Pinocchio dice: badate ragazzi, io non sono venuto qui per essere il vostro buffone, io rispetto gli altri, voglio essere rispettato. Giustamente il collega o la collega che ha riprodotto questa citazione commenta, dice: Pinocchio subisce una sorta di discriminazione che oggi proprio potremmo definire come un episodio di bullismo. Assolutamente vero questo, ma vedete che come affrontiamo questo tema con i nostri studenti, e vedete appunto, adesso non voglio ripetere quello che ho già detto, ma guardate che porte si aprono per lavorare con i nostri studenti. Poi si cita l'episodio della fame, per esempio, dopo aver ucciso il grillo, Pinocchio sente i morsi della fame e ammette di aver sbagliato nell'uccidere il grillo, ma, commenta il nostro collega o la nostra collega, non è un risveglio della coscienza, bensì una risposta a un bisogno fisiologico. È egoista e non ha capito, non riconosce il suo errore. Vedete, quello che ha scritto il collega o la collega qui, che io vi ho appena letto, è esattamente quello che scrivono anche i nostri studenti. E quindi si tratta di affermazioni serie e importanti. Questa meriterebbe una discussione. È un peccato che io debba continuare il webinar parlandovi del metodo con cui si affrontano queste cose, perché tutti i temi che abbiamo tirato fuori sono altrettanti spunti interessantissimi per una nostra discussione. Quindi dice che Pinocchio era egoista. Allora io, per esempio, porrei questa domanda in classe, direi: siamo d'accordo con questa affermazione? C'è qualcuno che ha un'opinione diversa? E se ha un'opinione diversa, può dimostrare, può prendere dei punti del libro in cui dimostra che il suo pensiero è differente? E poi direi: ma Pinocchio cambia? Poi ammettiamo che sia egoista in un certo momento, poi, perché questa è una proprio delle prime, dei primi eventi che avvengono nella storia di Pinocchio, quindi potremmo chiedere se poi c'è un cambiamento, e quindi se potremmo dire, se è legittimo poter dire che Pinocchio poi perde il suo egoismo, per esempio, poi alla fine lui lavora per mantenere il padre, va in aiuto a Lucignolo anche se poi muore, e poi addirittura aiuta anche la Fatina, che a questo punto poi lo trasforma in un bambino. Quindi la perdita dell'egoismo è effettiva? Di più, è la perdita dell'egoismo a determinare la trasformazione di Pinocchio in bambino? Una parte di egoismo è necessaria nell'uomo? Qual è la differenza tra egoismo, generosità, altruismo, individualismo? Insomma, adesso io penso che voi abbiate capito che lavoro dobbiamo fare, inutile che
continui, ma certo che è molto interessante. Non si dispera quando perde il contatto con Mastro Geppetto, qui perché qualcuno voleva dimostrare la mancanza di sentimenti di Pinocchio. Vedete quanti elementi, dopo essere stato risparmiato da Mangiafuoco, si offre comunque al posto di Arlecchino per essere bruciato ed alimentare il fuoco. Quindi ci sono veramente una storia ricchissima che ha degli elementi interessantissimi. Quando vende l'abbecedario per andare a vedere il teatro dei Burattini, quindi questa scena del crimine, diciamo così, è associata ad altri elementi negativi di Pinocchio rispetto alla profilazione che questo collega o questa collega hanno fatto. Ho scelto impulsivo e generoso, e quando Mangiafuoco lo risparmia, decide di bruciare Arlecchino, eccetera. Capitolo 12 e così via. Vedete? È interessante o no? Allora, queste sono le vostre 32 risposte. Nel frattempo se ne è aggiunta una rispetto alle 31. Va bene, questo è diciamo il quadro. Quindi noi svolgiamo all'interno della classe questa analisi, ma solo dopo la lettura integrale di un'opera. E, domanda, prima di passare alle slide che ci spiegano bene in che cosa poi consiste e come viene organizzato questo metodo. La domanda è questa: dobbiamo sempre utilizzare un modulo di questo tipo? No, non dobbiamo utilizzare sempre un modulo di questo tipo. Possiamo svolgere la discussione tranquillamente in classe. Qualche volta io utilizzo un modulo di questo tipo, quando per esempio poi voglio proiettare, come ho fatto con voi, magari i risultati per commentarli, allora è più simpatico avere dei dati raccolti, anche una rappresentazione grafica di questi dati. Altrimenti si discute, si porta avanti un'organizzazione della discussione appunto in classe normalmente. Però la cosa che è importante è che, quale che sia il sistema e lo strumento che voi scegliete, bisogna sempre che gli studenti scrivano sul loro quaderno i risultati, i punti di vista divergenti. Allora, siamo tutti d'accordo che rispetto all'analisi sulla gelosia possiamo dire questo e quest'altro, cioè abbiamo tre opinioni diverse, due opinioni diverse, ci sono questi elementi contrastanti, lo scriviamo. La scrittura è ciò che concretizza il pensiero, perché all'interno di una discussione il pensiero si configura come astratto, in una scrittura il pensiero diventa concreto e quindi la scrittura, concretizzando il pensiero, diventa anche un fattore di memorizzazione, quindi di ricordo di quello che si è discusso. Questo ricordo è importante perché poi, come vedremo, noi ci troviamo nel mese di febbraio, abbiamo letto e analizzato il libro di Pinocchio, ci possiamo ritornare per esempio a maggio perché abbiamo svolto un'altra lettura, non lo so, abbiamo letto per esempio David Copperfield, che ne so, qualsiasi altra cosa che ci riporta, ci riapre tutta una serie di discussioni che credevamo chiuse con Pinocchio, che invece magicamente si riaprono e si ricollegano. E allora ecco che il ragazzo avrà il suo quaderno. E quindi noi diremo, bene, ma prendi il quaderno, ritorniamo a Pinocchio, troviamo degli elementi che possono essere utili per la discussione che stiamo facendo ora su David Copperfield, per esempio, e allora i ragazzi hanno che cosa? Hanno la loro, come dire, biblioteca, i loro appunti, il loro sistema di memorizzazione, e vedrete anche quale importanza danno a questo quaderno, che poi diventeranno due quaderni, tre quaderni pinzati insieme. Guardate che sto parlando per bambini, diciamo così, dalla terza elementare, ma fino a ragazzi di 19-20 anni che frequentano l'ultimo anno delle superiori. E quindi adesso, se è tutto chiaro, diamo un'occhiata alle immagini, giustamente, vediamo un po' come posso fare. Qui avrò l'accesso alla cartella, penso, direttamente, quindi visualizzo la cartella, bene. Allora, vediamo le immagini che avete, eccolo qua. Guardate come sono differenti fra loro. Le vedete queste rappresentazioni? Vediamo se le frecce mi fanno navigare da una all'altra. Eccola qua, questa è un'altra. Già queste due sono molto diverse, a parte l'applicazione, che chiaramente
presenta l'identikit in modo diverso. Ma lui, questo ha le orecchie a sventola, guardate questo ovale così del viso, questo naso che sembra anche un po' da pugile, gli occhi stretti. Questo invece è un bambino che sembra aver paura con gli occhi sgranati così, però sembra quasi sentirsi in colpa, e allo stesso tempo questi occhi tendono a dirci che, chi lo sa, magari è pronto a preparare un'altra marachella. Allora, non voglio fare un discorso lombrosiano, sia ben chiaro, non c'entra niente questo, non voglio dire che ci sono dei caratteri somatici che identificano il criminale, però è interessante rapportare questa rappresentazione anche degli stereotipi che noi comunque, ci condizionano. Ecco, questo ha una caratteristica molto diversa, vi capiterà sicuramente, perché ci sono i ragazzi che amano per esempio il fantasy, poi c'è tutto il filone manga, per esempio giapponese, dei fumetti, quindi ve lo troverete rappresentato veramente nei modi più ops, nei modi più diversi e anche strani, se vi basate sulla cultura, diciamo, vostra personale e tradizionale. Vediamo un po' questo. Dov'è? Ho perso qualcosa, è finito. Allora, torniamo indietro. Volevo vedere questo io. Non me lo fa vedere. Perché non gli piace? Questo non gli piace tanto. Vabbè, questo non gli piace tanto. Però me lo ricordo, ma non è pelato qui sopra. Ha i capelli che finiscono con una punta in mezzo alla fronte. Questo è un disegno invece di Pinocchio. Quindi l'ha rappresentato attraverso un disegno. Ecco questo anche. Questo è un bambino, diciamo, molto classico anche, guardate l'occhio, un po', ha uno sguardo intelligente, furbo, vedete, sembra anche buono. Eccolo qua, vedete, questo è assomigliano un po' ai manga giapponesi. D'altra parte Pinocchio sarà anche stato tradotto in 250 lingue, mi sembra, quindi sarebbe curioso vedere come se lo raffigurano veramente i giapponesi. Poi abbiamo così e così via, vedete, ci sono varie rappresentazioni. Anche questa, alcune non riesco a vederle bene, ma comunque poi le carico tutte nella board, anche questa, non so perché alcune non le vediamo bene, ma comunque le avete qui, le avete viste, poi le carico nella board e quindi saranno a disposizione di tutti. Il gioco della profilazione, se torniamo un momento al libro che voi avete visto, qui c'è tutta una spiegazione naturalmente, se trovate, eccolo qua, il gioco della profilazione si basa su degli schemi, questi schemi naturalmente vanno consegnati poi ai ragazzi oppure possono essere una vostra guida nella discussione, cioè non è necessario che voi tutte le volte facciate compilare dei moduli o diate queste indicazioni precise. Adesso su questo ci torniamo. Però intanto guardate, questa è Mardu in I Sotterranei di Jack Kerouac, e sono rappresentazioni. C'è qualche cosa di simile, vedete i capelli per esempio, ma sono due rappresentazioni molto diverse. E poi se avete visto il film esplicativo, ci sono delle considerazioni. Vedete, qui nel libro sono riportati alcuni elementi. Questa è la Berlucchi, che è una protagonista dal romanzo di Tobino, Le libere donne di Magliano, una storia molto triste che parla di manicomi. Questo è un altro libro con divorzio tardivo, la trilogia Città di Cap, e così via. Vedete, avete vari elementi, eccolo qua, interessanti, che io ho solo rappresentato graficamente all'interno di questo libro. Poi qui ci sono altri elementi che riguardano la profilazione, eccetera, eccetera, ma l'avrete visto il libro. Io adesso lo metto da parte e torno alle slide. Perché a questo punto dobbiamo cercare di capire bene in che cosa consiste il metodo che noi adottiamo. Abbiamo parlato prima di significanti e
significati. E adesso io vi invito a dare un'occhiata, lo apro da qua, a dare un'occhiata a questo filmato su scheda che ho inserito all'interno della board. Non guardatelo tutto, ve lo spiego rapidamente adesso. Ve lo spiego rapidamente adesso, poi voi lo guarderete. In sostanza sono due spezzoni di un film di Godard che si intitola Bout de Souffle, col quale io vorrei solo buttarvi lì uno stimolo sulla un certo tipo di riflessione che riguarda il rapporto tra comunicazione e narrazione. Deve essere molto chiaro che comunicare non vuol dire narrare. Tra l'altro, proprio questo film si ispira alla poetica di Paul Valéry, che ha scritto una serie di cose in merito, e proprio questa scena è stata inserita per dimostrare, proprio in riferimento, diciamo, a questo conflitto che si genera fra comunicazione e narrazione. Infatti Jean-Paul Belmondo sta parlando di cose importanti con questa, con la sua compagna, e stanno intrecciando una relazione, quindi siamo nel centro di una narrazione. Questa narrazione viene interrotta da qualcuno che chiede una sigaretta. Allora, il chiedere una sigaretta rappresenta una visione utilitaristica del linguaggio. Io ti chiedo da accendere, io ti chiedo un vestito, io ti chiedo se hai un panino, d'accordo? E Jean-Paul Belmondo caccia via in malo modo questa persona. Perché? Perché, vedete, è la comunicazione che entra all'interno della narrazione. Lui sta costruendo una storia, lui e lei stanno costruendo una storia. Questa storia va al di là della comunicazione. Dire ti amo a qualcuno non è comunicare un sentimento, è costruire un'esperienza, è costruire una storia, è preparare un tragitto. Non parcheggiare l'auto lì, questo è comunicazione, non c'è niente da interpretare, tranne il fatto che è meglio se non parcheggi l'auto lì. E per contrasto vi ho inserito quest'altra scena che è fondata su jump cut ed è interessante perché non c'è dialogo in questa scena, non c'è quasi dialogo, eppure rappresenta i sentimenti, rappresenta proprio la storia, quindi rappresenta il cuore della narrazione molto meglio di quest'altra, che invece è ben costruita senza jump cut e addirittura ci sono dei dialoghi, proprio perché sono veramente due riferimenti differenti, uno alla comunicazione e l'altro alla narrazione. Allora, perché ho inserito questa cosa all'interno della board? Come mai? Perché noi dobbiamo evitare, come la peste, di trasformare un'opera letteraria in un atto comunicativo. Ma proprio lo dobbiamo evitare come la peste. Se noi, torno a ripetere, se noi utilizziamo l'opera letteraria per svolgere un'analisi del testo, per svolgere per studiare le parole, per studiare la composizione, noi lo svegliamo, lo riduciamo veramente a un atto comunicativo, cioè allo studio di una tecnica. Guardate, potete studiare le tecniche, ma non fatelo sulle opere letterarie. Inventatevi delle frasi, portate da scuola, Pierino mangia la mela, lavorate su Pierino mangia la mela, mangia quello che gli pare, ma non smantellate un'opera letteraria, svilendola e riducendola a un puro atto di comunicazione, cioè a qualche cosa che bisogna studiare da un punto di vista tecnico. Questa è la lezione che volevo darvi. E qui c'è una citazione appunto di Paul Valéry che dice: insomma, il destino amaro e paradossale del poeta gli impone di utilizzare un tipo di uso corrente del linguaggio in pratica che ha dei fini particolari. Perché cosa deve fare col linguaggio il poeta? Il linguaggio, dice Paul Valéry in questo testo, dice che il linguaggio nasce da un'esigenza utilitaristica, nasce per comprendersi, nasce per
comunicare. Quindi il poeta deve fare uno sforzo incredibile per poter utilizzare le parole che sono nate e sono ingessate all'interno di strutture grammaticali, all'interno di definizioni, all'interno di articolazioni, per renderle, per riuscire, fare in modo che si possano avvicinare a quello che lui ha da dire e quindi che possano essere considerate come delle espressioni poetiche, di poesia. Quindi se noi intendiamo come poeta l'artista, diciamo così, lo scrittore, e anche l'opera narrativa rientra a pieno titolo. Hemingway diceva che il gioco che si usa con l'attenzione che si deve prestare al gioco delle parole è di fondamentale importanza. E lui prestava una grandissima attenzione. Quando voi trovate tutta una serie di ripetizioni continue nei dialoghi, i famosi dialoghi alla Hemingway, proprio perché c'è una ricerca dietro questo. Lui vuole trasmettere determinate sensazioni attraverso un errore continuo che voi insegnate ai vostri studenti, che è quello di non ripetere mai, per esempio, lo stesso termine. E quindi invece troviamo, non so, in Fiesta, nei romanzi di Hemingway, alzò il bicchiere, beve il whisky, e Frank prese il bicchiere di John, sorseggiò il whisky, e poi Frank disse a John: ti piace il whisky? Sì, mi piace, è dentro questo bicchiere. Poi posò il bicchiere, quel bicchiere, whisky, John, Frank disse in continuazione, no? Voi che cosa fate? Voi quando insegnate italiano, quando trovate un componimento di questo tipo, correggete. Invece di correggere, leggete un brano di Hemingway. È molto più interessante che correggere, perché intanto è molto opinabile, diciamo così, l'errore. E poi comunque l'apprendimento del cosiddetto errore non può mai essere a scapito di una costruzione mentale che ti impedisce di leggere un'opera. Quindi leggete Hemingway, leggete qualche passo di Hemingway, fate comprendere ai vostri studenti, piccoli o grandi che siano, che la scrittura è legittima, è sempre legittima, nel momento in cui rappresenta, codifica un'espressione dell'autore, e poi gli potete spiegare delle regole, che certo, che se devono scrivere una lettera per chiedere un lavoro o presentarsi a un concorso pubblico, forse è meglio se non inseriscono tutte queste ripetizioni, ma fategli capire che questa scelta è una scelta povera, è una scelta dettata da uno Stato e una società somara che riducono la scrittura a un puro insieme di regole che uccidono la poesia, una poesia che potrebbe anche essere espressa all'interno di un testo per presentare il proprio curriculum, o piuttosto che svolgere un compito per superare un concorso. Teniamolo sempre a mente questo, perché il nostro scopo è entrare nel racconto, immaginare, confrontarsi e capire. E quindi siamo arrivati al punto in cui vediamo esattamente gli step del nostro metodo. Allora, prima di tutto dobbiamo scegliere la lettura, e non è una cosa semplice. Io sono sempre permanentemente alla caccia di letture, e poi ne parleremo tra due secondi. Su ognuno di questi punti c'è una slide, la tratteremo brevemente, poi vedremo le vostre domande, poi chiudiamo il webinar. Però scegliere la lettura è complicato, è molto complicato, lo vedremo fra poco perché. Poi bisogna dire ai ragazzi che questa lettura deve essere letta integralmente, e bisogna evidenziare il testo in un certo modo, e poi bisogna scrivere le citazioni, e poi bisogna discutere e organizzare le inchieste in classe, e poi si conclude stabilendo dei collegamenti. Vediamo che cosa significa tutto questo nella pratica. Allora, scegliere la lettura. Scegliere la lettura, prima di tutto, l'opera integrale. Non dico che non potete leggere, per esempio, dei racconti da un libro di racconti, oppure un capitolo di un romanzo da un romanzo, d'accordo, perché alle volte può essere interessante questo, ma il vostro obiettivo primario è che vengano lette le opere integrali. E non scordatevelo mai, ve lo dico perché è raro che questo diventi una questione centrale. Discutevo qualche giorno con un insegnante che mi diceva
che diceva: ma io ho dato a Natale da leggere un libro, non ha letto nessuno, per forza, perché la lettura di un'opera integrale non è sorretta da questo metodo, non è sorretta dalla cura anche che l'insegnante presta nei confronti della lettura dell'opera. Ai ragazzi appare come qualcosa di più. L'insegnante svolge le sue belle lezioni tradizionali, spiega tutte le opere, analizza lui stesso di fronte alla classe, fa prendere appunti, fa studiare su un libro di testo, e a questo punto per quale motivo i ragazzi dovrebbero leggere? Quali molle, quali scintille l'insegnante ha scatenato per suscitare l'amore per la lettura? No, risulta qualche cosa di accessorio, qualche cosa di... come dire, di aggiunto, non importante. Non è così importante, perché l'insegnante non lo considera importante. Poi scegliete un classico attuale. Naturalmente sì, bisogna studiare anche, avete il vostro programma, eccetera, però chiaramente non dimenticate mai classici attuali, parlavo prima di Hemingway, Agota Cristo, cioè grandi, grandi autori contemporanei che aprono il mondo a diverse considerazioni. Date un tempo di 3 settimane, non date di più, quindi scegliete un romanzo, scegliete un testo che possa essere letto in 3 settimane, non date da leggere un romanzo di 400 pagine, ovviamente. Il compito deve essere poter svolto. Ragionate molto su questo. Opera integrale, classico attuale, 3 settimane. Vedete, non è così semplice. La lettura deve essere fattibile. Non svolgete nessuna lezione, ve lo ingrandisco proprio, prima che i ragazzi leggano l'opera. Non presentate l'opera. Non fate la storia dell'autore. Non fate la storia della fortuna dell'opera. Lasciate perdere tutto. Non raccontate la trama. Non fate niente di tutto questo. Non date nessuna spiegazione preliminare. No a inquadramento storico. Create una piccola suspense. Questo è legittimo. Ragazzi, vi invito a leggere un romanzo straordinario, scritto da un italiano che però è considerato un autore americano perché è nato in America. Questo autore si chiama John Fante, figlio di immigrati americani, cioè italiani negli Stati Uniti. Pensate che il padre, come dire, sbaglia paese, si trova in America, si trova in uno stato dove nevica sempre, lui fa il muratore, si trova spesso senza lavoro, grossi problemi, ma questo ragazzo, suo figlio, ha voglia matta di diventare qualcuno, di riscattarsi, e quindi scrive, diventa uno scrittore importante. Si chiama John Fante, ha scritto questo libro, tanti libri, noi leggiamo questo, si intitola Un anno terribile. È una storia incredibile di un ragazzo che ha uno scopo nella vita. Basta, fine, stop, non c'è nient'altro da dire. Ah, prof, chi è, com'è? Scrivete John Fante, Un anno terribile, edizioni, quelle che volete voi, Einaudi, quello che è, eccetera, potete anche prenderlo in ebook, come vi pare, basta. Poi ne discutiamo in classe, attraverso poi un sistema che adesso vi spiego. Va bene, non affrontate un approccio quindi istituzionale, non istituzionale. Poi proseguiamo. Adesso che abbiamo scelto la lettura, cosa diciamo? Bene, diciamo agli studenti che non devono fare niente, non devono scrivere la trama dell'opera, non devono scrivere un riassunto. Il mondo è pieno di riassunti, vogliamo un riassunto, cerchiamo in qualche canale e troviamo finché vogliamo. Vogliamo avere delle posizioni critiche, cerchiamo ovunque, dai nostri libri di testo a tutti i canali. Non facciamo cose di cui il mondo è pieno e che altri hanno scritto per noi. Non riduciamo la lettura a una forma di apprendimento becero. Diciamo questo ai nostri ragazzi. Diciamo che loro devono sottolineare. Si prendono una matita o il dito, si usano il tablet, quello che è, e devono sottolineare ogni cosa
tra virgolette, interessante. Che cos'è questo interessante? Beh, per esempio, sono le curiosità. C'è qualcosa che ti ha incuriosito? C'è qualche cosa che ti ha incuriosito? Punto, segno, X, sottolinea. Segno, segnalo. C'è un intrigo? Una cosa intrigante? Segnare. Hai trovato un lessico particolare? Segnare. C'è un evento che ti ha colpito? Segnare. Un episodio significativo per la storia? Segnare. Delle incomprensioni? Non hai capito? Segna. Non hai capito? Segna. Qualche cosa bello. Questo è bello. Hai trovato una cosa bella, una bella frase, una bella espressione. È così bella che te la vuoi copiare e la vuoi dire domani al tuo ragazzo, alla tua ragazza, al tuo amico, a tua mamma, eccetera. Bene, segna, segna, segna. Ci sono degli intrecci? Magari ci sono degli intrecci così incasinati che non riesci a capire. Oppure degli intrecci che hai capito benissimo, che ti sembrava di non capire e poi hai compreso. Segna, 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 segna. Segna tutto. Basta, tutto lì, segna, è l'unica cosa che ti chiedo di fare. Poi a questo punto, terzo step, hai finito il libro, lo hai letto tutto, hai segnato, il libro è pieno di segni, perfetto. Allora tra questi ne segni 12, 12 che noi chiamiamo citazioni, devi proprio citare il testo, 12. Magari ne hai segnati 40, 20, non lo so, ne segni 12. 12 in un rapporto di, non so, 150 pagine, 200, ecco, una cosa così, diciamo. Quindi possono essere di meno o di più, a seconda, no? Segna le 12. Però 12 è un buon numero, raramente mi sono scostato da 12. Dove le segni? Beh, sul quaderno. Devi avere un quaderno piccolo, non un quaderno grande, non un quaderno ad anelli, che gli anelli vengono via, la focaccia finisce dentro, un quaderno piccolo, solo. Qui guarda, vorrei fare un webinar sull'ordine, l'organizzazione e il recupero del controllo della scrittura. Io ho ragazzi in quinta, quarta e quinta superiore che non sanno scrivere, ma qui non c'entra niente, né tablet né nulla, qui è dalla scuola elementare che loro non hanno imparato. Una becera scuola elementare che ha insegnato loro a scrivere in stampatello, che non li ha seguiti con il quaderno. Io vengo dalla scuola elementare, ho insegnato 10 anni in scuola elementare e devo dire che se sono, penso, un bravo insegnante perché ho imparato a essere un bravo maestro e quindi a seguire questi studenti. Il quaderno è fondamentale, un quaderno piccolo mantiene l'ordine. Poi quando l'hai finito lo pinzi e diventa più grande. E un quaderno piccolo si porta sempre appresso. Un quaderno piccolo si sciupa poco, piccolo, l'area è più piccola, c'è meno probabilità di distruggerlo. Un quaderno piccolo consente a me di ritirare tutti i quaderni dei miei studenti, metterli tutti nel mio zainetto, portarmeli a casa, dargli un'occhiata e riportarli a scuola. I quadernoni con i quaderni ad anelli, io dovrei andare a scuola con un trolley e sarebbe impossibile questo lavoro. Un quaderno ad anelli diventa poi il quaderno di tutto, il quaderno di matematica, perché ci metti il divisorio, diventa matematica, poi diventa italiano. No, 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 no. La letteratura è troppo importante perché possa essere condivisa e possa dividere i suoi spazi con altre discipline. La letteratura ha bisogno della sua abitazione. Questa abitazione deve essere bella, comoda e soprattutto deve essere un'abitazione fatta solo ed esclusivamente per la letteratura. Quindi il proprio quaderno. E sul proprio quaderno ruota tutto. I ragazzi vengono in classe, la prima domanda è: avete portato i quaderni? Guardate, io prendo delle classi in quarta e quinta che non hanno mai quaderni. Allora, preciso che intanto insegno in un istituto professionale dove i ragazzi non leggono mai niente e non sono abituati ad avere un ordine di questo genere. Mi bastano 2 mesi per avere un'organizzazione ineccepibile in classe, perché si appassionano moltissimo. E perché si appassionano? Perché la letteratura è bella, tutto quello che volete, ma soprattutto perché il loro insegnante cura e ha attenzione nei loro confronti e nei loro prodotti. E quindi io guardo, leggo, controllo, metto dei segni, dei voti anche, sistematicamente i loro quaderni. E il quaderno è il fulcro di tutto, le citazioni si scrivono sul quaderno. Naturalmente il quaderno può anche essere sotto un certo punto di vista elettronico, ma in questo caso deve essere un doppione, cioè deve essere sia elettronico che cartaceo, non possiamo esimerci dallo scrivere sulla carta. Le citazioni si riportano tra virgolette, qui dovete spiegare come si fa una citazione.
Chiaramente, se la citazione è lunga, si scrive l'inizio, puntini in sospensione e poi la fine, no? Se sono 10 righe, se invece sono 3 righe, si recupera tutta. Si deve scrivere la pagina, naturalmente, indicare la pagina, perché dobbiamo subito andarla a cercare. La quantità delle citazioni è importante perché, dicevo, noi l'abbiamo stabilita in 12, è un buon numero, ma voi trovate il vostro, poi dipende dalla classe, dipende dai ragazzi, ma deve essere una quantità che consente loro di fare questo lavoro, quindi non eccessiva, ma allo stesso tempo non scarna. Le citazioni forniscono gli indizi. Perché dobbiamo avere le citazioni? Perché sono gli indizi di tutto quello che faremo dopo. Vogliamo profilare i personaggi, vogliamo capire un testo, vogliamo comprendere il finale aperto di una storia, vogliamo capire un meccanismo, vogliamo analizzare, comprendere, mettere in discussione, confrontarci, abbiamo bisogno degli indizi. Tu pensi che Pinocchio sia egoista? Citazione. Citazione, citazione, citazione. Quando avete scritto la vostra bella citazione, dovete spiegarne i motivi. Allora, ho riportato questa citazione perché? Perché questa espressione è molto bella. Perché qui Pinocchio dimostra di essere egoista. Due frasi, non è che bisogna fare un'analisi della citazione. Due frasi per ricordarsi perché hai scelto. Scegliere 12 abbiamo già detto, quindi basta, direi. Ah sì, perché è come l'idraulico. Il nostro lavoro è quello dell'idraulico. Perché così lavoriamo in questo modo sul testo? Perché il testo è il nostro riferimento. L'idraulico, quando viene in casa vostra e vi ripara il rubinetto, no, io non penso che l'idraulico si metta a fare dei discorsi sulla storia dell'idraulica, la portata dell'acqua, la fabbricazione dei rubinetti, la moda della rubinetteria, e poi se ne vada facendovi pagare 100 euro. Io credo che il rubinetto lo ripari. Allora, vedete che la letteratura, il testo scritto, il libro, il quaderno, la scrittura, lo scrivere, sono la canapa, la chiave inglese, e gli strumenti che l'idraulico usa per riparare il nostro rubinetto. E noi ripariamo il nostro approccio al testo, ripariamo così, tra virgolette, no, la nostra mente, nel senso che la mettiamo a punto attraverso questo strumento. Quindi noi lavoriamo sempre, solo ed esclusivamente sui testi. Dopo potete occuparvi della critica letteraria, dopo scoprirete che quel tizio è un romantico, quell'altro appartiene all'esistenzialismo, eccetera. Ma dopo. Prima lavoriamo come l'idraulico, poi dopodiché vedremo come migliorare la rubinetteria e la predisposizione, e studieremo la storia dei rubinetti, eccetera, eccetera. Quindi a questo punto abbiamo tutti gli elementi per avviare la discussione in classe, a una data stabilita. La data deve essere tassativa. Questo lavoro si inizia a settembre e si conclude a giugno. I miei studenti, allo stato attuale, vi parlo di un istituto professionale, hanno letto 6 romanzi integralmente, poi abbiamo esaminato, studiato i testi, poesie e altri di altri 24 autori fino adesso. Mi sembra 16 o 7, una cosa del genere. Poi anche un elenco, abbiamo preparato, veramente interessante, un lavoro straordinario per il tipo di scuola in cui sono, cioè un tipo di scuola che non ha nette grandi importanze a questo tipo di lavoro. Figuriamoci in un liceo classico che cosa si può fare, cose pazzesche si possono fare. Invece io vedo insegnanti ridotti a scorticare i testi e a distruggere il piacere di godere dei testi dei ragazzi che invece avrebbero già per loro natura questa predisposizione. Dunque, abbiamo una discussione in classe. La prima cosa che dobbiamo fare è metterci d'accordo sulla trama. Quindi bisogna, voi dite, dovete dire a un vostro studente, allora Mariolino adesso 2 minuti ci dice un attimo la trama di Pinocchio, quali sono tutti gli eventi più importanti, in modo da essere d'accordo, cioè si stabilisce il terreno, che ci sia un terreno comune, abbiamo letto tutti la stessa cosa e siamo d'accordo ad aver capito che è questo ciò di cui parliamo. Poi dopodiché partono le inchieste, cominciamo a porre delle domande, a fare proprio delle inchieste, domande che aprono una strada. Mi ricordo una domanda incredibile, per esempio,
si legge il romanzo Uomini e topi, Lenny e George. George è stato inviato dalla zia ad aiutare Lenny. Lenny è grande e grosso, però è un po' ritardato mentalmente, ha dei problemi. Lenny invece è magro ed è intelligente. Bene, quindi è un sodalizio interessante questo. Questa, la domanda è, ma è vera amicizia? Beh, questa domanda è una domanda esplosiva. Una domanda esplosiva. Domande esplosive come queste, che richiedono poi veramente una profilazione, un'analisi, richiedono di andare a vedere gli episodi, una discussione in classe interessantissima. Ecco, domande come queste le riservate, non le sciupate all'inizio, ve le tenete da parte, perché sono le domande a cui poi si danno le grandi risposte, grandi domande che suscitano grandi ipotesi e risposte. Aiutate i ragazzi a formulare ipotesi precise e sempre a provare le loro ipotesi con le citazioni, come abbiamo visto con Pinocchio. Le risposte vanno date solo attraverso la discussione. Quindi si discute cosa ne pensiamo, cosa diciamo. Se le risposte sono divergenti, bene, saranno divergenti. Non è sempre necessariamente corretto arrivare a un punto comune. Ed ecco infine la questione del giudizio. Giudizio. Noi non diamo un giudizio. Leggiamo l'opera con piacere per scoprirne i meccanismi, per scoprire i tesori che quest'opera ci mostra. Ma non diamo giudizi. Per esempio, l'insegnante si asterrà in modo assoluto dal chiedere se quest'opera è piaciuta o no. Non ce ne frega niente che l'opera sia piaciuta. Per due motivi. Il primo è perché noi non anteponiamo un giudizio personale alla scoperta dell'opera stessa. Quante volte mi è capitato di sentire studenti che mi dicevano: ma questa cosa non mi è capita. E dopo questa discussione in classe dirmi: ma questo libro è pazzesco, interessantissimo, prof, non ho mica capito, ma che cosa interessante. Certo, perché non hanno gli strumenti per capire. Come fanno? Come fa uno studente, non so, oberato dai mass media, dalle stupidaggini che passano per televisione, dalle cretinate di cui sono pieni i social, quali strumenti di giudizio può mai avere per stabilire se un'opera gli può piacere o meno? Il giudizio si crea col tempo, con l'analisi, eccetera. Noi gli stiamo mettendo nella condizione di poter giudicare. E per questo motivo, naturalmente, dobbiamo essere i primi a praticare un'assenza di giudizio. Poi faremo le classifiche. Poi a un certo punto, quando avremo letto 4-5 cose, 4-5 romanzi integralmente, avremo studiato i testi di un po' di altri autori, eccetera, facciamo le classifiche. Quindi le hit parade, come si chiama, le top 10 dei testi, no, che abbiamo letto, sarà divertentissimo, allora sarà legittimo. Ed è legittimo poi a quel punto chiedere anche quali sono le opere piaciute, preferite, perché questo chiaramente è un diritto personale, assoluto, quello di poi stabilire che, non lo so, boh, per esempio a me non piacciono molto i musical, tanto per dire, non mi piacciono molto i racconti horror, non mi piacciono i racconti horror perché sono tutti uguali, quando leggo un racconto so già che doveva finire, quindi non ci trovo nessun interesse, li trovo molto stereotipati, il musical non mi piace, è così, per altri motivi, fine, però sono un lettore appassionato di Stephen King, che io giudico un grande autore, purtroppo prestato, diciamo così, a scopi commerciali, ma lui ha delle capacità straordinarie di indagare psicologicamente, di presentare psicologicamente i personaggi, solo che ha scelto un filone che, diciamo così, a mio parere svilisce le sue capacità, ma è un mio giudizio personale. Ecco, voi dovete apprendere o praticare, se lo sapete già, l'arte di guidare l'indagine e quindi di formulare una profilazione dei personaggi. Ma Dominique Molise, che ha rubato la betoniera di suo padre, è un ladro? È un delinquente? Ha il germe della delinquenza? Come lo collochiamo questo episodio all'interno della storia e quindi come profiliamo il personaggio? Eccolo qua.
Questa è la discussione che voi condurrete in classe nel giro di un'oretta, due orette, quello che la discussione richiede. Se voi adottate questo sistema, quindi io tenete conto che non faccio mai lezione. Nel momento in cui devo parlare o fare una lezione è solo in seguito a questo tipo di analisi e per puntualizzare determinate cose, ma prima sempre si legge. Qualche volta se sono dei racconti, poche pagine così, leggo io che mi piace molto anche dando una certa intonazione, ma senza spiegare, senza mai svilire la lettura e poi ascoltando i miei studenti. E quante cose ho imparato ascoltando i miei studenti e il loro punto di vista. E posso dire con questo sistema di essere dentro i loro meccanismi di apprendimento, li conosco e so che cosa fare in ogni circostanza per portarli ai livelli più elevati possibili in questo campo, perché questo è il compito di un insegnante, non è inculcare qualche cosa nella testa dei ragazzi, ma portarli il più avanti possibile nella strada della disciplina che sta insegnando e prima di tutto suscitare un amore spassionato nei confronti della disciplina che insegna, cioè lo stesso amore che naturalmente tutti gli insegnanti provano per quello che insegnano, altrimenti non si capirebbe perché fanno gli insegnanti e hanno studiato per molti anni materie che magari per alcuni possono essere astrusi, come la letteratura o altre discipline. E, questo, insomma, è il tutto. E non perdo tempo in interrogazioni, non faccio mai interrogazioni. Ho poco tempo. Se io dovessi fare delle interrogazioni, io perderei, ho fatto dei conti, io perderei il 60% delle ore in un anno. Vi pare che io possa buttare via il 60% delle ore per sentire dagli studenti le stesse identiche risposte ricavate da uno stesso identico libro per mesi di fila, quando ho la possibilità di portare avanti questo lavoro con loro? Quindi la valutazione, ma questo è tutto un altro capitolo, la valutazione è continua. Hai detto una cosa intelligente, hai esposto la trama. Allora, prima di tutto hai letto il libro, voto è 7, perché il lavoro va retribuito. Nel momento in cui un lavoro è stato svolto, tu di default hai un libro. Hai letto il libro? È 7. Poi andiamo avanti. Hai trovato delle citazioni che ti hanno permesso di sorreggere il tuo pensiero in classe, quindi sei intervenuto, eccetera. Voto. Hai scritto sul quaderno determinato se... Voto. Hai respirato? Voto. Hai partecipato? Voto. Valutazione. Hic et nunc, qui e ora, subito, immediatamente. Valutazioni trasparenti che si discutono, sui quali non c'è niente di strano da dire. E quindi alla fine dell'anno vi trovate con del quadrimestre, quello che è, vi trovate con decine di voti. Avete solo l'imbarazzo della scelta. E avendo tanti voti, potete usare una scala molto ampia di voti. Ma questo, vabbè, chiudo qua, perché questo sarebbe veramente l'oggetto di un altro webinar. Allora, io direi che a questo punto basta. Abbiamo iniziato alle 8:30, sono le 22, quindi un'ora e mezza abbiamo fatto. Io vorrei sentire, leggere un po' quello che avete scritto. Casomai riaccendo la... Casomai riaccendo la... Come si fa qua? Vediamo un po'. Tolgo lo schermo, mi ripresento io. Ah, forse ci sono io. Va bene, mi ripresento io, eccomi qua. Penso che mi vediate. E quindi, se avete qualche cosa da dire, do un'occhiata alla chat, così cosa avete scritto, che non ho potuto vedere fino adesso. E poi scrivete ancora qualche cosa, e naturalmente poi quello che scrivete rimane anche, quindi anche nei prossimi giorni potrò aggiungere qualche riferimento. Poi ricordatevi che quando chiudo il webinar avete nella classe virtuale avete il link per chiedere l'attestato. È 10 minuti, ma dovete solo inserire il nome, il cognome esatti e la mail. Poi basta, poi lo chiudo. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è, come si dice. Quindi...
Quanti autori si riescono ad affrontare con questo metodo applicato al sistematico? L'ho detto prima, vi fornirò un elenco, ma noi, i miei ragazzi in quinta hanno letto attualmente 6 romanzi, abbiamo studiato le opere, quindi testi poetici fondamentalmente e dei racconti di almeno una quindicina di altri autori. Quindi direi che siamo, cioè, in 4 ore settimanali, considerato anche delle assenze che io ho dovuto fare per questioni familiari e considerato anche poi assenze da parte degli studenti, eccetera. È un lavoro che dà dei risultati straordinari. Per questo vi diceva che voi non potete chiedere ai vostri studenti di leggere occasionalmente qualcosa. Dovete mostrare la passione stessa che voi avete per la letteratura, e quindi questo deve essere un metodo, qualcosa che fate di sistematico, l'architettura di un lavoro, non la finestra posta su una casa. Sto scrivendo, sì, scrivete, non vi preoccupate, bisogna assolutamente supportare ciò che si afferma, certo, ma pensate questo che grande lezione è nella vita. Non riesci a scrivere nella chat di YouTube? No, la chat non è di YouTube, non so neanche come funzioni la chat di YouTube. Quindi forse l'ho anche chiusa la chat di YouTube, perché per non tenere aperto 3 o 4 cose diverse. Ah sì, poi certo il finale, si può investigare il finale, chiaramente i vari episodi, ma sapete, in un romanzo quante cose si possono essere soggetti a inchiesta. Voi pensate proprio così, a un'inchiesta, ce ne sono tanti. Il godimento è detto proprio, il termine godimento, recuperiamolo. Lo studio deve essere proprio un godimento, un piacere. Non si studia per dare un esame. Noi non abbiamo ancora discusso, io vedo che tanti colleghi a quest'ora hanno già organizzato tesi, tesini, abbiamo discusso dell'esame, eccetera. Noi non abbiamo neanche affrontato la questione dell'esame, le tipologie delle prove d'esame. Ma i miei ragazzi svolgono dei compiti eccezionali. Una volta ho avuto una ragazza dislessica molto grave che, pensate, ha svolto il compito migliore e ha letto i libri. E combinazione, la presidente di della commissione era una... anche presidente di un'associazione della dislessia, quindi mi ha cercato, mi ha chiesto se ero Gesù Cristo che aveva miracolo, ho detto no, non c'entra niente, qui abbiamo lavorato in questo modo, e mi è toccato andare in giro per convegni a spiegare quello che avevamo fatto. Ma voi pensate che io per i primi 2 mesi non mi era neanche stata segnalata, io manco sapevo che fossi dislessica, e quindi l'ho trattata esattamente come tutti gli altri, perché questo è veramente un sistema inclusivo, perché prima di tutto non stiamo in classe. Quando facciamo queste cose non stiamo in classe, cerchiamo un ambiente dove ci possiamo disporre tutti insieme intorno a un tavolone, intorno a un grosso, anche poi anche se si sta in doppia fila non ha nessuna importanza, oppure raduniamo i banchi in classe, ma non può essere una disposizione frontale, perché siamo pari. Io ho letto, voi avete letto, io saprò qualcosa di più, forse non lo so, avrò degli strumenti di più, va bene, ma siamo dei lettori, come lettori siamo pari, siamo nello stesso ambiente, quindi non possono esserci degli ambienti che ci differenziano. In quel momento lì non siamo insegnanti, siamo maestri, siamo, siamo dei maestri in quel senso lì, nel senso dell'andare a bottega, no? Dell'imparare qualche cosa mostrandolo, ecco. La chat subito è aperta e contiene diversi spunti. Ah sì? Ah, e io non lo so però questo, come si fa? Ah, caspita. La chat su YouTube è diversa e contiene diversi spunti. E io come faccio a vederla? Non la vedo la chat io. Mi devo scusare, sono un grande conoscitore di tecnologie di tutti i generi, ma vi assicuro che questo sistema l'ho usato per la prima volta la volta scorsa e quindi poi... non so come... non lo so come si fa. Non so, casomai poi mi spiegherete, speriamo di non perdere i commenti. Se ci sono stati, così si potrà leggere.
Certificazioni Cambridge, sì, ho capito. Purtroppo gli insegnanti di inglese sono messi molto male. Trova la tua strada, trova la tua strada. Veramente l'inglese è stato ingessato in tutta una serie di strutture, permettetemi il termine, veramente idiote. Attraverso, si perde proprio il piacere anche di una lingua, la sua bellezza, che passa attraverso cosa? La letteratura passa, la bellezza di una lingua. Quindi dovete trovare la vostra strada, assolutamente la vostra strada per uscire da questo pantano. Ah, grazie Angelo, adesso vado a vedere, mi copio il link e vado a vedere questa cosa. Bene, intanto continuo a leggere, poi ci avviamo verso la chiusura, direi che 2 minuti così poi chiudiamo. Ah, ecco perché è proprio... Dov'è che è? Io continuo a non vedere la chat. Vabbè, sentite. Ah, no, qua. Ah, ecco, vi spiego. No, vi spiego. No, non c'è. Boh. Bah, non lo so. Ci studierò. Poi, anch'io ho i miei difetti, non è che... Vediamo invece che cosa avete scritto ancora. Beh, con i bimbi piccoli intanto bisogna capire quanto piccoli. Intanto se devono leggere, devono saper leggere e anche in modo un po', diciamo, fluido. Quindi io escluderei una prima elementare, forse verso la metà di una seconda, sicuramente in terza. Terza potrebbe essere una bella cosa. Quindi scegli una bella storia, un po' complessa, di un po' di pagine, cioè che sia un libro naturalmente, io direi un libro di una quindicina, ventina di pagine, prova a fare così. Mi sembra che Il Piccolo Principe sia un po', abbia tanti elementi e forse è una lettura più impegnativa perché affronta dei temi attraverso le sue metafore che sembrano infantili, ma sono tutt'altro che infantili. Quindi trova qualche cosa, delle fiabe. Parti dalle fiabe, e quindi potete partire da, non so, i racconti di Esopo oppure qualcosa del genere. E poi, qual era la questione che sollevavi? E quindi dite ai bambini che questo libro ci consentirà di scoprire un sacco di cose e di sottolineare, ma questo lo fanno anche loro, di sottolineare tutte le cose più interessanti. Allora ti consiglio però di fare un esempio. Leggete, prendete un raccontino, lo leggete in classe, magari lo legge l'insegnante e i bambini seguono. Lo leggete 2 volte. La prima volta per capire la storia, no? Abbiamo letto questa storia che parla di X e Y, perfetto. L'abbiamo letto tutti? Bene. Adesso ragazzi facciamo questo gioco. Leggiamo, rileggiamo questa storia, la rileggo sempre io, e voi mi interrompete tutte le volte che trovate qualcosa di interessante. Questo interessante può essere uno degli elementi che vi ho detto prima, vi incuriosisce, non avete capito, bello, un termine nuovo, un termine interessante, un modo di raccontare, un evento particolare. Ecco, vedrai che funzionerà alla grandissima. No, io non è che vi suggerisco dei testi, come faccio a suggerirvi dei testi? Voi, sai, io il criterio che adotto è questo, una cosa che è piaciuta a me, sicuramente piace anche a qualcun altro. Questo è il criterio, è il primo criterio di base. Se mi è piaciuto, se mi ha entusiasmato, perché io ho trovato qualche cosa, prima di tutto sarò in grado di trasmettere questo entusiasmo e quindi già questa è una buona cosa. E poi, se è piaciuto a me, piacerà anche a qualcun altro. Sì, i mattonazzi fantasy. Io non sono tanto dell'idea, di questo. Nicoletta, sì, si può fare. Certo, però, che leggono loro, gli è affidati a fare una lezione alla classe, certo, alla loro lezione sul. Però, qui usciamo dallo schema della lezione e presentagli un mondo diverso. Se loro leggono fantasy, io non leggerei fantasy in classe. Cioè, quello che a loro piace. Io, la scuola, sono dell'avviso che debba presentare anche delle realtà differenti. E la letteratura non è questa, la grande letteratura non è certo quella. Però tu puoi utilizzare Stephen King, per esempio.
Non so se lo conosci e ti piace, ma ci sono. Guarda, bisognerebbe parlarne, ma in questo caso, ma Stephen King ha il difetto di introdurre poi degli elementi fantastici in storie plausibili. E questo lo fa per uno scopo commerciale, perché ha imparato così, come dicevo prima, la sua tecnica, eccetera. Però qui abbiamo a che fare con una grande letteratura sotto un certo punto di vista. Quindi ecco, io ti aggancerei con quello. Perché? Perché il lavoro che tu svolgi con il fantasy è un lavoro corretto, ma è un lavoro di analisi, è un lavoro di studio, è un lavoro di un altro genere che devi continuare a fare, ma che non comporta l'approccio letterario, cioè perlomeno del tipo che dicevo io. Alberto, uomo fortunato, quel che piace a me non piace a loro, ma non importa, perché come dicevo prima, il meccanismo prescinde dal piacere. Questo libro è interessante perché mostrerà delle cose particolari. Io vi invito a leggerlo, anzi lo dovete leggere, e ogni 3 settimane si dà un testo e si va avanti, e poi c'è la discussione, e poi devi valorizzare, è un processo. Guarda che tante volte io mi sono trovato di fronte anche a settembre a studenti, wow, io non ho mai letto niente in vita mia, però qualcuno con i piedi sul tavolo, io non ho mai letto niente in vita mia. Bene, con me leggi. Non leggi? La prima volta non leggi? Perfetto. Stiamo parlando di amicizia tra Lenny e Giorgio, che ne so io, di qualche cosa, cioè alla fine tutti intervengono. Tu non hai letto? Alla fine vuoi intervenire anche tu. Alzi la tua manina e vuoi dire le cose. E io sai cosa ti dico? Ti dico che non hai diritto di parlare perché non hai letto. E guardate che questo è qualcosa di dirompente, perché nessuno vuole stare fuori da una discussione che appassiona la classe. Quindi la volta dopo leggono, e come se leggono. E io non ho mai avuto ragazzi che non hanno letto, e vi parlo di un istituto professionale, cioè vi parlo di ragazzi non abituati alla lettura, per varie condizioni di vario genere. E posso avere dei casi problematici. Ci sono degli studenti che magari lavorano fino alle 2 di notte e poi tornano a casa alle 2 o 3 di notte, alle 7 sono in piedi per venire a scuola. Possono aver avuto dei problemi a leggere. Bisogna essere comprensivi in questo caso. Gli si dà ancora del tempo a loro, e intanto si porta avanti la discussione con la classe. Ecco, però io ho solo di questi casi, non ho mai avuto di altri. Sì, molti non vogliono leggere, ma dipende da come si pone l'insegnante. Guardate, non esistono problemi nei confronti dei bambini o dei ragazzi, non esistono. Tutto dipende dall'insegnante. Se i bambini, i suoi studenti non leggono, è perché l'insegnante non vuole farli leggere. L'insegnante non è in grado, non sa come fare, non ha studiato il problema, non si impegna in questo. La cura è fondamentale. Quando io vi parlavo del fatto, voi lo vedete nel libro che ho pubblicato e che vi ho regalato, c'è qualche foto qui all'interno, adesso poi rimetto un attimo la schermata, poi veramente chiudiamo perché è tardi e tanto no, non possiamo risolvere tutte le questioni, io voglio darvi solo degli spunti, ecco, torno un attimo a mostrarvi lo schermo, eccolo qua, e guardate qui ci sono delle immagini, no? Vedete i quaderni, proprio i quaderni, il lavoro anche un po' caotico, perché ognuno deve stare a suo agio, eh? Ognuno sta a suo agio nella classe, non c'è nessun problema, però tutti che scrivono, tutti che... questi quaderni l'insegnante li deve prendere in mano, li deve seguire con costanza, li deve portare a casa, li deve seguire. I ragazzi devono sentirsi curati, non devono avere la sensazione che il lavoro che hanno svolto non sia tenuto in considerazione dall'insegnante. L'insegnante non deve dire va bene, avete letto eccetera, ok, adesso interrogazione. Ok, adesso l'importante però, interrogazioni programmate, quindi
tutto quello che hanno fatto non ha più nessuna importanza, perché se la cosa più importante poi è interrogarli, è chiaro che non leggeranno mai. Se la cosa più importante è la verifica, è chiaro che non leggeranno mai. Ma le verifiche, le interrogazioni, le verifiche scritte sono quello che loro scrivono e le interrogazioni sono quello che loro dicono. E voi dovete valutare nel corso del processo stesso. Allora questo diventa un sistema all'interno del quale loro si ritrovano, e non esiste l'affermazione del io non voglio leggere. È inaccettabile, assolutamente inaccettabile. Un insegnante di italiano non può accettare il fatto che i suoi studenti non leggano. È inaccettabile. Ma non potrà mai arrivare a nessun risultato se non dà importanza a quello che fa e se in qualche modo si presenta, la sua azione viene presentata come un'azione moralisteggiante. Bisogna leggere perché la lettura è, perché non si può non leggere. No, si può anche non leggere. Partiamo anche da questo presupposto. Si può anche non leggere. Ci sono tante persone che hanno raggiunto posti importanti nella società in perfetta ignoranza, va bene? Cioè, è legittimo. Però noi stiamo scoprendo qualcosa. Sapete cosa dico anche ai miei studenti? Dico che se loro vogliono conoscere, ma l'ho scritto nel libro, se voi leggete l'introduzione, la parte proprio testuale del libro che avete in mano, io lo dico sempre questo: qual è la disciplina che permette la più grande conoscenza dell'uomo e della storia? La storia, la fisica, la chimica, l'ingegneria, la matematica, che cosa? La letteratura, solo la letteratura consente una vera conoscenza, perché vuoi capire come il problema della guerra ad Atene? Leggiti le opere del teatro greco e vedrai che trovi tutta una serie di elementi incredibili su come le persone si vivevano il concetto di guerra all'epoca. Vuoi sapere, l'ho scritto questo anche, no? Vuoi sapere come vive una donna che ama la letteratura in Iran? Devi leggere Lolita Teheran, per esempio. Cioè, la letteratura è uno strumento di conoscenza del passato, del futuro, del presente, di mondi che tu non potrai mai esplorare. Potrai fare il turista finché vuoi a Teheran, ma se non vivi lì, non lavori, non per dei mesi, forse anni, non sei in mezzo alla gente, tu non conosci niente di quella realtà. Ma non solo, la letteratura è l'unica fonte di conoscenza sul futuro, perché i mondi che è in grado di creare attraverso la fantascienza eccetera sono tali che, a parte che sono anche realizzati in gran parte, ti possono proiettare comunque addirittura nel futuro. Quindi cioè, non esiste. Bisogna studiare il problema, ma se avete delle difficoltà così, noi ne possiamo parlare. Io sono veramente disponibile, ho una grandissima fiducia in questo e non ho mai cannato un colpo in questo, mai. È una storia di grandi successi questa. Basta, io credo. Va bene ragazzi, grazie, vedo che scrivete le cose interessanti che mi fanno piacere, perfetto, attivo, grazie Adriana, grazie a tutti, è stato un piacere stare con voi e ci vediamo al prossimo webinar che parla di scene parlanti, che è un'altra di quelle attività pazzesche, interessantissime, che va bene per bambini e per adulti anche, perché io la pratico anche nella formazione professionale per le aziende che faccio quando mi occupo di storytelling eccetera con le aziende, e quindi vale veramente dai bambini di 7-8 anni e agli adulti di 70, ed è un'attività straordinaria. E vi invito a non mancare a quel webinar sulle scene parlanti che sarà giovedì, mi sembra. Ok, bene, ciao a tutti, buona serata, buonanotte, bye bye, chiudo. Interrompi trasmissione, facile. Tac. Certo. Ok. Allora direi che ci possiamo salutare e poi comunque la chat è lì all'interno della classe, quindi potrò poi rispondere
anche in seguito. Bene, allora vi ringrazio per questa esperienza nuova. L'ottava stagione dei webinar è partita, oggi si è svolto il primo, il 27 ci sarà un altro webinar per chi vorrà partecipare. Grazie a tutti voi e arrivederci alla prossima occasione.